Buonasera gentili telespettatori di Teleprima e bentrovati ad una nuova puntata del Tavolo della Domenica. Questa sera una gradita, doppia gradita presenza di due ragazzi che sono amici, grandi colleghi anche del nostro Francesco Ricciardi che salutiamo. Ci sono con noi Michele Cozzolino e Roberta Giannini, rispettivamente presidente e vicepresidente di Combo Caserta. Buonasera. 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 Allora ragazzi, abbiamo avuto anche modo di conoscerci a un evento che è stato organizzato da Combo, ovvero lo Slam, ci arriveremo con calma. Mi farebbe piacere chiedere e spiegare ai nostri telespettatori cos'è e come nasce Combo. Beh, Combo è un'associazione di ragazzi che amano tutti un bene che è la biblioteca, ha una grandissima potenzialità per la città perché permette di raggruppare una serie di amici, di studenti, di persone che sono affezionate alla cultura non soltanto dal punto di vista scolastico, ma anche solo per una lettura di un libro, per la presentazione di un libro, la lettura di una poesia e quant'altro. È un'associazione di studenti che si impegna a migliorare un bene che è già bello, ma che può migliorare ancora, che è la biblioteca comunale di Caserta Alfonso Ruggero. Sicuramente un luogo importante, un luogo di incontro. E come è nato? Come vi siete incontrati per far partire questo importante progetto? Beh, più di un paio di anni fa, ci incontrammo semplicemente tra amici, stavamo parlando proprio di quanto tempo passavamo per la biblioteca, stavamo tanto tempo in biblioteca, di quanto fosse bella, di quanto fosse sottovalutata, di quanto potesse migliorare. E parlando così, del più e del meno, ci è uscito con molta naturalezza, ma perché non facciamo un'associazione e miglioriamo la biblioteca? Da lì abbiamo cominciato con l'aprire un'aula della biblioteca che era chiusa, cioè la medioteca, e abbiamo quindi preso coscienza di tanto potenziale e soprattutto di quanto spazio ci fosse in biblioteca, perché ancora oggi ci stanno delle aule che sono chiuse. Noi abbiamo aperto quest'aula, l'abbiamo pulita, l'abbiamo messa a nuovo e abbiamo recuperato 36 posti. La biblioteca in questo momento ha circa 190 posti e 36 che ne abbiamo liberati, 36 che ne abbiamo creati, è anche merito nostro e quella è stata la primissima azione del comitato. Successivamente ci siamo impegnati nell'opera più di routine, nel mettere il sapone quando mancava, di fornire la carta igienica. Abbiamo fatto anche qualche pulizia straordinaria. Abbiamo anche aggiunto dei suppellettili, uno tra i quali sono i posacenere, ci stanno adesso dei posti per le biciclette e le abbiamo messe noi. Addirittura i posacenere li abbiamo messi fisicamente noi, nel senso che abbiamo preso il trapano, ovviamente abbiamo chiesto il permesso al comune, al dirigente e abbiamo migliorato la biblioteca. Oggi la biblioteca è un posto sicuramente più pulito anche per opera nostra. Abbiamo anche fatto degli eventi culturali, abbiamo fatto delle presentazioni di un libro, abbiamo fatto presentazioni di poesie, abbiamo invitato Lercio, cosa che per un comitato che era appena nato non era assolutamente roba da poco. E abbiamo continuato e cos'altro, Roberta? Beh, c'è anche da dire che abbiamo provato ad ampliare gli orari della biblioteca, soprattutto durante il periodo estivo. Infatti è stato molto bello in quanto abbiamo creato un flash mob e abbiamo avuto molta partecipazione da parte dei ragazzi. Infatti siamo riusciti proprio ad ampliare gli orari estivi, dando l'opportunità ai ragazzi per la sessione estiva, che non è per niente facile. Avere un posto come la biblioteca è un'illuminazione. E tra le altre cose, inoltre, dobbiamo dire che facciamo parte di un progetto che si chiama Biblioteca Bene Comune, grazie al quale siamo riusciti poi ad avere dei fondi con i quali abbiamo potuto organizzare lo Slam Poetry che c'è stato a settembre. E inoltre attualmente siamo in via di sviluppo per il Book Delivery, che praticamente è l'opportunità di portare a casa delle persone un libro, che soprattutto in questo periodo di pandemia è veramente complicato per qualcuno poter recarsi in biblioteca e richiedere un prestito. Soprattutto durante la pandemia c'è anche da dire che abbiamo avuto l'opportunità di riaprire, seppure per un breve periodo, però in maniera molto, come dire, seguendo le regole anti-Covid. Quindi
quindi sanificazione, ogni persona aveva dei posti propri e quindi abbiamo avuto una buona risposta, anzi attualmente la gente ci chiede quando riaprirà la biblioteca e stiamo lavorando affinché questo avvenga quanto prima. No, certamente c'è grande lavoro, grande interesse, si sentiva dalle parole di Michele, ma volevo chiederti proprio questa chiacchierata amichevole, diciamo molto molto umana, che cosa ti ha convinto del progetto e che cosa ti piace del progetto Combo? Allora, partiamo dal presupposto che io ho iniziato a frequentare la biblioteca ogni giorno della mia vita per via dell'università e piano piano mi sono affezionata a questo posto, anche perché ho trovato tutto il mio gruppo di amici e allo stesso tempo era diventata una sorta di casa per me. E quindi l'idea di poterla migliorare per me era fantastico. E infatti quando Michele poi mi ha proposto di entrare nel comitato, io sono stata super contenta, anche perché idealmente avevo dei progetti su come poterla migliorare. E quindi sono contenta di poterlo condividere anche con i miei amici, perché poi Combo è un'organizzazione. Ci siamo io, Michele, ma ci sono tanti altri ragazzi della nostra età che si sono riuniti per portare avanti questo progetto, ecco. No, sicuramente tantissime persone, abbiamo avuto anche modo di incontrarle, come diceva giustamente Roberta, nel momento dello Slam Poetry. Vi faccio una domanda da ex studente, comunque, che parto da Michele e la rigiro anche a Roberta. Come si fa a convincere uno studente che studia a casa o ha il suo metodo che è possibile studiare anche in biblioteca? Beh, innanzitutto la prima cosa è anche coinvolgerlo emotivamente, cioè dire guarda, c'hai una tua casa, c'hai tutti i comfort certamente, ma c'hai un posto che è dedicato per quello, tu una volta che entri sai già che andrai a studiare e semplicemente riesci a passare il tempo in maniera molto più confortevole. Perché vedi delle altre persone che studiano, non ti senti solo, ti convinci che quello che stai facendo fa bene a te, fa bene alla società e soprattutto c'è anche un vantaggio che quando fai una pausa esci fuori al cortile, scambi la chiacchierata con gli amici e ancora di più c'è la possibilità di incontrare degli altri studenti della tua facoltà e fare ripetizione con loro. Ci sono molti ragazzi che ad esempio si riuniscono nel cortile della biblioteca per ripetere e quindi esercitarsi ad esporre per l'esame. Beh, io invece direi, ti farei una domanda, come si fa a studiare a casa in realtà? Per me la biblioteca è un luogo dove riesco a studiare, a concentrarmi, perché poso il telefono, vedo gli altri che studiano e quindi sono più, diciamo, settata a fare quello. Poi ovviamente stare a casa e non avere interazioni sociali è da una parte anche devastante, l'abbiamo visto soprattutto con la pandemia, con il lockdown, non è stato per niente facile. Quindi come diceva Michele, quel momento di pausa che scambi anche 5 minuti, però sono rigeneranti. No, certo, io ti rispondo comunque alla domanda perché ho frequentato la facoltà di legge e mi recavo presso la biblioteca con amici, generalmente, anche perché ho trovato sempre gente che non era lì a perdere tempo, anzi, cioè valutava e valorizzava la biblioteca per quello che era. Credo che naturalmente ciascuno di noi abbia la propria metodologia. Io personalmente non mi trovavo perché avevo bisogno del silenzio proprio di me stesso con il muro, perché era il mio metodo. Però ho un amico che ha studiato presso ingegneria, quindi comunque una facoltà che io ho sempre ritenuto molto difficile, preparava tutti gli esami in biblioteca, perché diceva io a casa non riesco, mi trovo in biblioteca, quando c'è la possibilità, come dicevate giustamente, di un momento di pausa, volentieri, una sigaretta, senza nessun problema, però quando c'era da studiare si impegnava il tempo proprio perché io credo che una qualsiasi persona che va in biblioteca sa che deve studiare, si impegna quelle tot ore durante la giornata e va a studiare. Credo che in questo momento sia un luogo che manchi molto agli studenti casertani. Tantissimo, assolutamente. Riceviamo, non quasi ogni giorno, però molte persone ci stanno chiedendo quando riaprirà.
perché ne abbiamo bisogno, soprattutto perché la biblioteca è anche un luogo di studio, ma anche un luogo sociale, è un luogo di aggregazione e ci manca. Sicuramente ci arriveremo poi sulla gestione dei vostri progetti. Michele, abbiamo fatto un attimo una breve introduzione importante di Combo. Ci puoi dire com'è strutturata, qual è l'organizzazione interna della vostra associazione? L'organizzazione in realtà è molto semplice. Noi abbiamo effettivamente, io ricopro la carica di presidente e Roberta è vicepresidente. Ci abbiamo pure una ragazza che si chiama Flora De Rosa, che assieme a Roberta gestiscono i social, anche perché io sono un analfabeta digitale da quel punto di vista. Ma bene o male è un'associazione che io chiamo orizzontale. Tuttavia, prima ho sentito le parole da Roberta molto belle, è un'associazione... Corale, sì, perché in realtà non siamo io, Michele o Flora. Siamo tutti noi mettiamo insieme le nostre idee, mettiamo insieme quelle che sono le nostre caratteristiche e qualità, ed è questo poi che ci rende, diciamo, speciali fondamentalmente, quello che ci permette di fare, organizzare, per esempio, lo Slam Poetry, organizzare tante cose, perché siamo tante teste e tante idee messe insieme. Io penso, se posso permettermi, sono, come dicevi giustamente tu, tante idee, tanti progetti, ma credo ci sia una base in comune, cioè l'intenzione e l'interesse vostro di rendere migliore un luogo che comunque vivete e che soprattutto si parla di Caserta, è un luogo che, mi posso permettere, condividiamo tutti in quanto casertani, e quindi c'è questo desiderio di migliorare un qualcosa che può, e lo avete dimostrato, essere migliorato. Ma assolutamente, anche perché siamo tutti studenti, quindi non c'è un interesse, come dire, un secondo fine. Il solo scopo è quello di rendere al meglio la biblioteca e viverla al meglio, anche per noi, ma per le generazioni, ovviamente, anche future. No, certamente questo è molto importante. Volevo chiedere, avete parlato entrambi delle grandi richieste che avete ricevuto. Posso permettermi di chiedere se avete ricevuto anche delle critiche costruttive o meno sulla gestione della biblioteca, si poteva fare meglio qualcosa, anche una vostra autocritica, se volete? Beh, effettivamente qualche piccola critica c'è stata, perché ovviamente quando uno fa un qualsiasi cosa, intraprende delle scelte, intraprende delle azioni, giustamente ognuno di noi ha un suo pensiero. E effettivamente c'è stato detto, ma c'è la possibilità di fare prima il riscaldamento, c'è stato chiesto più e più volte, ma si può fare qualcosa, si può avere, come dire, un animo più critico, per esempio verso l'amministrazione comunale, qualche, non dico rivolta, non qualche rivoluzione, ma qualche protesta. Di per sé c'è stato una volta un momento di dialogo acceso con l'amministrazione per aprire la biblioteca anche d'estate, e quindi, o meglio, ampliare l'orario in estate. Certamente una nostra autocritica, certamente non possiamo negare che l'amministrazione comunale di Caserta nel corso degli anni ci è stata d'aiuto, perché ad esempio il nostro rapporto con l'amministrazione, devo dire la verità, è ottimo, perché abbiamo trovato un'amministrazione che se n'è interessata della biblioteca. Noi abbiamo chiesto inizialmente l'apertura dei banchi che erano già presenti, ma che si dovevano un attimo rimodernare, ed è successo. Abbiamo chiesto un'illuminazione migliore per quanto riguarda alcune aule, e devo dire la verità, l'amministrazione anche in questo caso ha accontentato noi e soprattutto gli studenti, tutti gli utenti della biblioteca. Se dovessimo farci quindi un'autocritica, da una parte direi ok, qualche volta avremmo potuto essere più duri, non lo so questo, però io ritengo sempre una cosa: il nostro obiettivo è raggiungere i nostri obiettivi, no, le nostre finalità, i nostri fini, ed è quello di migliorare la biblioteca. Finché ci riusciamo va tutto bene, quando non ci riusciremo ci faremo una forte autocritica, ma per il momento, devo dire la verità, sta andando tutto bene. C'è stata anche posta la critica, ma perché non fate questo, perché non fate nient'altro? Noi ovviamente
abbiamo un'idea di biblioteca e renderla maggiormente fruibile, maggiormente confortevole, e stiamo facendo passo dopo passo i nostri sforzi e stiamo raggiungendo i risultati. Certamente non si può fare tutto e subito, siamo coscienti di questo, e siamo coscienti anche, e questa magari è un'autocritica, che bisogna magari in qualche occasione allargare il dialogo proprio all'utenza. Inizialmente abbiamo fatto dei sondaggi tra gli studenti, tra gli utenti della biblioteca, per esempio un bene primario che ci hanno chiesto è il wifi, che una biblioteca nel 2000 che non ha il wifi effettivamente si sente la mancanza, e ci stiamo lavorando con il progetto Biblioteca Bene Comune, e soprattutto il dialogo l'abbiamo esteso ultimamente, perché il 29 dicembre abbiamo tenuto un evento online sempre con le associazioni Biblioteca Bene Comune, e in questo evento erano invitati gli utenti, perché sebbene noi avessimo maturato delle idee, abbiamo permesso a tutti gli utenti di esprimere le loro idee e dire com'è che possiamo migliorare la biblioteca, noi di Combo e noi di Biblioteca Bene Comune. Roberta, certamente quello che diceva Michele è corretto, e avendo avuto modo anche di parlarne con Francesco Ricciardi, siete persone molto aperte al dialogo, alla critica, però naturalmente sia per la biblioteca che penso anche per un discorso un po' più generale, la critica deve essere costruttiva, altrimenti non aiuta né chi la fa né tantomeno voi. Ma certo, assolutamente, ma fondamentalmente come ogni cosa in realtà. È stato bello vedere come in questo evento che abbiamo fatto online il 29, come queste critiche siano state costruttive, perché c'è stato un momento in cui abbiamo proposto una cosa che riguardava per esempio la prenotazione dei posti in biblioteca, soprattutto durante questo periodo particolare. E in realtà noi proponevamo un'applicazione, la creazione di un'applicazione, e in realtà ci è stato dato un grande spunto di riflessione su quella della creazione di un sito. Altri ragazzi ci hanno dato altre idee su quella del conteggio dei posti, quindi devo dire è stato veramente interessante, perché ci hanno aperto strade che noi non avevamo contemplato e che in realtà sono anche molto più funzionali. Quindi è questo, è il bello proprio che queste critiche non vengono magari da noi, nel senso, certo siamo autocritici, certo. Però avere un riscontro da parte dell'utenza, cioè chi usufruisce, è l'ideale, cioè siamo stati veramente super contenti. Ecco, riscontro dell'utenza, dicevi giustamente un periodo particolare che stiamo vivendo anche nel 2021, non sappiamo per quanto, speriamo poco, ma dovremo convivere con il coronavirus. Com'è andata la riapertura, la gestione della biblioteca in questo particolare periodo pandemico? Ma la riapertura, certo, ci abbiamo messo un po' di tempo, quindi questo è da sottolineare, però in quel periodo abbiamo aperto circa un mesetto, e in quel periodo siamo stati molto, collaborativi, nel senso che abbiamo avuto l'opportunità di dare una mano anche al personale affinché tutto potesse essere fatto secondo le regole. Quindi abbiamo, come precedentemente detto, ogni persona aveva il proprio posto fisso, c'era la sanificazione all'entrata, quindi ovviamente tutte le persone erano registrate. E niente, c'è stata per fortuna molta risposta comunque anche da parte degli utenti. Giustamente la paura c'è, perché è normale, però devo dire che l'abbiamo gestita bene, perché i ragazzi comunque venivano, avevamo un'utenza fissa, e speriamo di riaprire, come detto, quanto prima, perché alla fine l'opportunità di fare le cose bene secondo le regole c'è. E gli utenti anche ne hanno bisogno. Io penso che abbiamo provato a fare un atto di coraggio, perché noi ci siamo messi proprio in prima linea e controllavamo che le persone si attenessero alle regole, e quindi ci abbiamo messo la faccia e ci abbiamo messo anche il cuore nell'aprire uno spazio che era chiuso per motivi ovviamente di salute pubblica. Ok, ci sono stati dei piccoli, misunderstanding, ci sono state sicuramente delle difficoltà con il sistema di prenotazione attraverso le mail, perché
per quel periodo c'era un sistema di prenotazione, bisognava mandare entro un determinato orario una mail dove si diceva: guarda, mi serve un posto, quindi lo prenoto. Quindi è stata un'organizzazione all'inizio molto farraginosa, però a un certo punto l'organizzazione ha carburato e quindi le persone arrivavano. Il primo giorno magari ne venivano 5 persone, il secondo giorno 10, fino alla quasi saturazione di tutti i posti resi disponibili. Quindi l'organizzazione, se c'è, funziona. Se non c'è, ovviamente, si sente. Noi speriamo che il prima possibile ritorneremo alla normalità, speriamo di guidare anche noi, in questo caso, l'organizzazione, o se non di guidare, quello di dare una mano per rendere la biblioteca uno spazio più sicuro e si ritorni più facilmente alla normalità. Si spera quanto prima, staremo a vedere, oramai si vive, come dire, un decreto alla volta, un'ordinanza alla volta. Certamente, certamente ci auguriamo che questo ritorno alla normalità sia un ritorno non solo per quanto riguarda lo straordinario lavoro di questi ragazzi, ma proprio un ritorno alla normalità un pochino più generale, insomma, in questo 2021 che abbiamo appena iniziato a vivere. Noi ci fermiamo un attimo, piccolo tassativo pubblicitario, ritorneremo perché Combo ci deve parlare dei suoi progetti futuri. A tra poco. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci ritornati in studio, il tavolo della domenica in compagnia di Michele Cozzolino e Roberta Giannini, rispettivamente presidente e vicepresidente di Combo. Ragazzi, stiamo parlando di quella che è la gestione della biblioteca. Mi farebbe piacere parlare di tantissimi eventi che avete organizzato, ma mi permetto di rivivere uno al quale ho partecipato anche io in compagnia di Francesco Ricciardi, è stato lo Slam. Ne avevamo anticipato prima durante la nostra chiacchierata, mi permetto di dire che è stato un evento straordinario nella piazza antistante il municipio di Caserta. Volevo chiedere innanzitutto qual è stata la vostra soddisfazione e se ci sono state difficoltà nell'organizzazione dell'evento. Ma io direi che la prima soddisfazione è stata quella di vedere tante persone che si riunivano per un evento culturale. Molto spesso ci viene detto alla nostra generazione che siamo poveri di cultura, che siamo svogliati e quant'altro. Io invece ho visto quella volta una piazza piena, secondo le normative Covid ovviamente. Sempre specificato. Sempre specificato, cioè. stavamo noi con i rilevatori di temperatura, andavamo quindi a controllare che tutti rispettassero le regole e devo dire la verità, vedere una piazza piena, ma soprattutto vedere che la gente si fermava, cioè le persone che stavano camminando semplicemente per la strada, persone che magari non eravamo riuscite a contattare per invitarli, la gente vedeva l'evento e si fermava. Noi ci aspettavamo che venisse la metà delle persone che alla fine sono realmente venute, fortunatamente eravamo preparati e sinceramente è stato bellissimo e non ce l'avrei fatta senza Roberta che
ha visto l'organizzazione, si è occupata di tutto, del coordinamento. Devo dire la verità, abbiamo una bellissima squadra, abbiamo una bellissima squadra. Vero, molto vero. Siamo uguali perché abbiamo un obiettivo in comune, però siamo anche tanto diversi ed è questo, è bello. È bello, come diceva Michele, anche quello che è successo, perché io... È difficile da spiegare, perché è veramente una bellissima sensazione. Per chi non lo sapesse, lo slam poetry è una poesia performativa fatta di solo voce. E abbiamo ospitato la finale di slam poetry, che poi appunto il vincitore andrà alle nazionali. Ed è stato un evento pazzesco, anche perché lo slam poetry, a parte quello di Napoli, in realtà non aveva mai avuto così grandi numeri a Caserta. E vedere la risposta appunto della città è stato bellissimo, anche perché ci fa capire che la città ne ha bisogno. Cioè, Caserta è sempre stato un po' quel posto dove ci sono le cose, però ognuno le fa in maniera, come dire, nascosta, in maniera molto, come dire, selettiva. E aprire questo spazio e vedere una cosa completamente nuova, come che è lo slam, perché molte persone, quasi nessuno sapeva cosa fosse, certo. È stato veramente pazzesco. Sì, posso permettermi di dire che è stato un momento molto, molto particolare. Apro parentesi, abbiamo anche ospitato a Zanzara d'Inchiostro Vittorio Zollo, che ha vinto questa meravigliosa competizione. È stato un evento che io ho trovato veramente ben fatto, ben gestito dall'inizio alla fine, ma non soltanto per le misure di sicurezza che questa associazione ha rispettato, ma anche per quella che è stata la partecipazione. Io penso di poter dire, anche ascoltando le loro parole, che è stata una grande soddisfazione personale, prima che come associazione. È stato un momento in cui erano presenti anche le istituzioni, dicevi giustamente il buon rapporto con le istituzioni, ti auguri possa proseguire anche in futuro. Assolutamente sì, devo dire la verità, sono più che convinto che attraverso la collaborazione con l'amministrazione di Caserta si possa andare avanti. Devo dire la verità, ci sono state delle persone che devo ringraziare nello specifico, oltre a ovviamente il sindaco, che addirittura la prima volta che aprimmo quella stanza, mediateca, venne pure lui. E devo ringraziare l'assessore Monaco, che è l'assessore alla cultura di Caserta, che c'è stata veramente tanto d'aiuto, e devo dire la verità, questa amministrazione ci ha aiutato tantissimo per rendere l'ambiente agibile. Come dicevo prima, secondo me la dialettica è uno strumento fondamentale, è fondamentale soprattutto se si riesce ad ottenere un obiettivo. E nel corso del tempo, ok, abbiamo dovuto intraprendere dei dialoghi, perché ovviamente quando si ha a che fare con un bene comunale, ovviamente ci stanno tante regole da seguire, perché bisogna mantenere tutto perfettamente sicuro, bisogna mantenere un ambiente, bisogna saper gestire l'intero bene comunale, che non si deve danneggiare. Quindi ci sono stati dei momenti sicuramente che avremmo voluto fare di più, ma abbiamo dovuto osservare le regole, ed è giusto che sia così. Speriamo di continuare a collaborare, quindi, perché ad esempio, come dicevo prima, abbiamo reso un'aula più illuminata con illuminazione a LED, quindi con un basso consumo energetico, quindi abbiamo fatto anche un piacere all'ambiente, si può dire, che in questo periodo se ne parla davvero tanto. Quindi, devo dire la verità, siamo soddisfatti. Siamo davvero soddisfatti sia per l'amministrazione sia per la nostra capacità di entrare in dialogo con l'amministrazione, perché denota che noi siamo delle persone responsabili e soprattutto abbiamo oramai una credibilità, abbiamo la fiducia non soltanto degli utenti, ma riusciamo ad avere anche la fiducia delle associazioni e delle amministrazioni. Speriamo di collaborare ancora con l'amministrazione, anche
con un progetto futuro che abbiamo. Questo progetto futuro è il patto di collaborazione. Abbiamo fatto la richiesta oramai da un po' di tempo, finalmente ci hanno approvato questo patto di collaborazione, l'abbiamo firmato e quindi è effettivamente operativo da dicembre. Siamo stati invitati quindi dal sindaco Carlo Marino nella sala giunta per firmare questo patto. Il patto di collaborazione che cos'è? Il patto di collaborazione è una grandissima opportunità che ha la biblioteca, perché noi come associazione aiuteremo a gestire la biblioteca e ampliare il nostro raggio d'azione, avremo più facilmente le autorizzazioni per mettere dei nuovi suppellettili, per fare delle pulizie straordinarie, sia anche quello, e non da cosa da poco conto, quella di ampliare l'orario della biblioteca. Il patto di collaborazione in realtà nasce proprio per questo, perché la biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì tutta la giornata, dalle 9 alle 17, dalle 9 alle 19, in orario normale, certo, non in orario Covid, e il sabato è solo mezza giornata, quindi chiude alle 13:30. Questo fatto è sempre stato scomodo, è stato tutto scomodo il fatto che è chiusa la domenica. Allora noi abbiamo fatto questo patto di collaborazione e noi ci metteremo in prima linea, dietro al desk, dietro al bancone della biblioteca, registreremo noi chi entrerà all'interno del plesso e quindi permetteremo di allungare l'orario. Perché? Perché noi studenti studiamo anche il sabato pomeriggio, studiamo la domenica mattina, studiamo la domenica pomeriggio. Potremmo dire che la nostra vita si divide tra uno studio lunedì e un riposo lunedì, invento pure parole a questo punto, ma si può dire che abbiamo veramente tanto bisogno di un luogo dove concentrarci e soprattutto vogliamo anche che sia un luogo dove anche una persona che lavora oltre che studiare possa andare e con una certa tranquillità. Con questo patto di collaborazione quindi speriamo di rendere maggiormente fruibile uno spazio che, come dicevo prima, è uno spazio fantastico, uno spazio dove gli studenti si sentono a casa e non vedevamo veramente l'ora. Ci dicono sempre, per l'appunto, perché voi giovani non fate qualcosa, ci stiamo riuscendo, anzi potremmo dire che ci siamo quasi riusciti, cioè ce l'abbiamo quasi fatta. E ci hanno sempre detto quando lo fate, l'abbiamo fatto e sinceramente sono soddisfattissimo di questo. Ragazzi, volevo farvi l'ultimissima, anche se non è il 31 dicembre, quindi magari i propositi sono già passati, ma possiamo dire che insomma anche a fine gennaio si possono fare. Decidete voi chi inizia, obiettivi personali e professionali, se posso dire, di Michele e Roberta per il 2021. Beh, per il 2021, intanto io quest'anno, se va tutto bene, mi laureo. Quindi siamo in due. Che insomma, ecco. Perfetto, e quindi benissimo così. L'obiettivo quindi mio personale è questo. Il mio poi obiettivo dal punto di vista sociale, dopo anni che ho passato come presidente dell'associazione, penso che sia arrivato il momento pure di dare più spazio al mio vicepresidente, che, devo dire la verità, si è impegnato tantissimo e senza assolutamente dubbi, penso che in qualche situazione, se non ci fosse stata Roberta, non sarei riuscito ad andare avanti e credo veramente che addirittura sia più brava di me. Quindi ho i miei dubbi. Io ne ho completa fiducia e devo dire la verità, sarà un anno importante perché io comunque rimarrò all'interno dell'associazione, magari starò più dietro le fila, ma questo è il bello della nostra associazione. Roberta prima ha detto che è un'associazione corale e continuerà ad essere così. E quindi questi sono gli obiettivi sostanzialmente personali e sociali miei. Tuoi? Per quanto riguarda me, a parte personali, per quanto riguarda la laurea, ma ho altri progetti proprio a livello anche lavorativo e spero che appunto la pandemia finisca il prima possibile, come tutti quanti vorremmo, per ingranare ancora di più. A livello invece,
sociale, la biblioteca è diciamo un po' il fulcro di tutto personalmente, e ora che ho questa opportunità di poter, come dire, incanalare tutte le mie energie in questo, non vedo l'ora di avere l'opportunità, ecco. Ragazzi, rivolgendomi anche ai giovani telespettatori che ci stanno guardando, come si fa eventualmente ad entrare in contatto con voi o entrare proprio a far parte di Combo? Allora, sì, io in realtà volevo parlare anche di questo, perché noi siamo un gruppo di amici, siamo studenti, magari ecco adesso saremo a Caserta, poi chi lo sa la vita cosa ci porterà a fare, quindi se avete voglia di aiutarci, anche perché siamo noi però i protagonisti, siete voi fondamentalmente, voi studenti in questo caso. E niente, noi abbiamo una pagina Instagram, combo-caserta, giusto? Ok, sì, sì. Momento di lapsus. E anche una pagina Facebook, combo-comitato biblioteca organizzata. Potete scriverci tranquillamente, saremo io o Flora De Rosa a rispondervi. E niente, potete chiederci tutto quello che volete, possiamo farci una chiacchierata, attualmente telefonicamente per forza, però ecco, vi vogliamo, mandateci richieste, ecco, quindi questo. Va bene, allora l'appello che posso fare io personalmente è di sostenere questi ragazzi, ma sostenere più in generale chi fa il bene di Caserta, perché è una città che ha grande valore, ha grande cultura e tradizione, e chi fa qualcosa per aiutare i giovani sicuramente merita tutto il nostro sostegno. Michele, Roberta, grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per tutto e per le vostre future opportunità. Grazie, grazie a te. E noi vi salutiamo, questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento, come sempre, domenica prossima alle 21:30. Grazie, arrivederci.